Grande successo per la giornata dedicata alla Necropoli della Scaglia nelle giornate europee della cultura. E siamo proprio davanti all'ingresso della Necropoli, vedete, questo è un cartello che appena arrivati come GAR, Gruppo Archeologico Romano, nel 2019, esattamente il 18 giugno del 2019, 3 anni fa, questo cartello stava lì, messo al contrario per significare proprio l'abbandono di questa necropoli che è privata, però insomma nessuno se n'è mai interessato veramente. Grazie ai volontari e al gruppo archeologico è stato possibile recuperare questo sito e oggi c'è tantissima gente, ci sono oltre 200 persone, insomma, quindi grazie al supporto della Fondazione Cassa Risparmio e tanti volontari che hanno ripulito nel tempo questo fantastico sito. Mi sembra che l'affluenza è più che ottima e abbiamo avuto tantissime richieste, prenotazioni circa 200, quindi poi ci sono anche altre persone che stanno venendo liberamente. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio, nella persona della dottoressa Sarracco, abbiamo potuto offrire veramente uno spettacolo vario e bellissimo, secondo me, in questo luogo così prezioso per Civitavecchia, perché è l'unica necropoli che è rimasta ancora intatta, diciamo quasi. Quindi è un bene che va assolutamente valorizzato. Questa è la cultura, questo è il passato di Civitavecchia e dobbiamo assolutamente fare in modo di renderlo fruibile come lo vediamo oggi, perché vedo una quantità di gente che non mi sarei neanche mai aspettata. Ciò significa che c'è sensibilità e allora dovremo lavorare tutti. Sono certa che il nostro sindaco Ernesto Tedesco sarà completamente d'accordo con me, per cercare di vedere quali sono i prossimi passi che dovremmo fare per iniziare a parlare di un vero e proprio parco archeologico della Scaglia.